Oggi parleremo di paranormale, più precisamente di criptozoologia. La criptozoologia è quello studio che si occupa di creature non dichiarate esistenti in modo ufficiale dalla scienza, come per esempio il mostro di Loch Ness. Molti si staranno già mettendo a ridere per la natura dell'argomento, ma alla fine non credo che sia così impossibile che una creatura si possa riprodurre e vivere all'interno di un ambiente tra mille virgolette chiuso o protetto, come è successo a Toirano, in Liguria, dove per milioni di anni una specie di gamberetto preistorico si è riprodotto ed è sopravvissuto a tutte queste epoche all'interno di un lago nella grotta. Non differentemente il calamaro gigante o il celacanto, pensati non più esistenti o comunque appartenenti ad un passato ormai finito, così come il coccodrillo non è forse un rettile preistorico sopravvissuto fino ai giorni nostri. Forse voi direte che quei gamberetti all'interno del lago di Toirano sono sì sopravvissuti, ma sono creature molto piccole. Si crede infatti che il plesiosauro avvistato all'interno del lago non sia un plesiosauro di dimensioni mastodontiche, ma questa è tutta un'altra storia. Andiamo con ordine. Il primo avvistamento risale al 566, quando un monaco descrisse il funerale di una persona uccisa proprio dal mostro sulle rive del fiume Ness, immissario del lago. La persona in questione sarebbe stata trascinata dal mostro all'interno delle acque. Da lì il silenzio quasi, fino al 1933, anno in cui coniugi McKay, che avevano un hotel sulle rive del lago di Loch Ness, dichiararono di aver visto il mostro. Da lì il boom degli avvistamenti, fino alla foto del 1934, quella famosissima ma poi dichiarata e scoperta come falso. Nel 1936 la signora Mallory Moir descrisse un avvistamento molto interessante e molto particolareggiato, in cui ciò che si evinceva era la presenza di tre gobbe che spuntavano dall'acqua. Da lì le tre gobbe sembravano una caratteristica ricorrente negli avvistamenti, come nel 51 dove vennero fotografate, o nel 55. A questo giro McNabb fotografa sia il mostro che il castello, ma le gobbe sono diverse, una è più grande e una è più piccola. Forse i mostri erano due, un maschio e una femmina, o una femmina col suo piccolo. Diverse furono le teorie che supportavano questa visione dei fatti. Nel 60 ci fu la svolta, perché un ingegnere nautico fotografò qualcosa nel lago, qualcosa che lui per primo fece fatica a riconoscere come vero, come autentico, ma l'aveva fotografato. Sembrava più che altro un'increspatura, una grande increspatura sul lago, ma poi nel 93 ci fu la prova. La foto venne contrastata, migliorata, sovraesposta in occasione di un documentario che sarebbe andato in televisione. A quel punto si videro. Il corpo aveva una gobba in più e visibilmente delle pinne dietro che prima non si vedevano. Persino la persona che si era occupata del miglioramento della foto si stupì, perché per primo non credeva a questo genere di cose, ma dovette ricredersi. Da lì il 2007 e poi il 2009 con gli avvistamenti di Google Maps, fino al 2014 dove sempre tramite delle mappe virtuali accessibili attraverso Apple si riuscì a vedere il mostro. Ancora sono in fase gli accertamenti riguardo questo genere di ripresa, perché se fossero veri il mostro dovrebbe essere grande all'incirca 30 metri. Rimane però un dubbio: la foto del 2016 a cura di Ian Brenner, un cacciatore che dedicò la sua vita a questa ricerca per più di 25 anni, finalmente disse di aver avuto la fortuna di fotografare il vero mostro. Come dicevo, era il 2016 e la foto è la seguente. Alcuni dicono che si tratta di tre foche che giocano, ma lui è convintissimo, dice di aver finalmente fotografato il mostro di Loch Ness. Gli zoologi negano questa teoria, pure i più di 1000 avvistamenti da parte di persone nel corso degli anni sembrerebbero affermare il contrario. Chi ha ragione? Gli zoologi negano la presenza del mostro, dicono che si sarebbe visto, si sarebbe scoperta la sua presenza, anche perché un mostro di quelle dimensioni non potrebbe sopravvivere in un ambiente così povero di cibo. Questo però l'abbiamo scongiurato
perché il mostro potrebbe essere di dimensioni più piccole di quello che in realtà non sembrerebbe. Inoltre, hanno verificato che il lago è pieno di cavità interne dentro il quale il mostro potrebbe nascondersi, come mostrava un film di parecchi anni fa. Altri sostengono la presenza di un canale che collegherebbe al Mar Nero, il che spiegherebbe l'assenza di una carcassa ritrovata, anche se su questo ci sarebbe qualcosa da dire. Guarda caso, proprio nel lago dove si vocifera la presenza di un mostro, vennero ritrovate delle ossa di plesiosauro. Questo avvenne pochi anni fa, sia nel canale della Manica, ma poi anche sulle rive del lago, dove un pensionato inciampò su una vertebra. C'è da dire però che quest'ultime erano dei fossili risalenti milioni di anni fa. Ma è curioso, è davvero curioso, che si trovino delle ossa del genere dove si dica giri un plesiosauro. La logica parrebbe escludere questo genere di teoria, eppure il pensiero resta e le leggende derivano sempre da un fondo di verità. Intorno agli anni 50 abbiamo l'esperimento coi sonar. Un ecoscandaglio controllò tutto il lago e anche se molti sostengono che questo esame, questa verifica non portò a nulla di concreto, ci fu un risultato abbastanza sconvolgente, dove praticamente furono rilevate tre grandi masse in movimento. Alcuni dicono un banco di salmoni, altri chi lo sa. Ma non avevamo mica detto che non c'era cibo all'interno di questo lago? Un'altra particolarità: il lago è privo di sbalzi di temperatura. Questo favorirebbe il proliferare della vita o comunque la sopravvivenza di creature al suo interno, di vegetazione, di fauna. Comunque non sarebbe esatto dire che Loch Ness è abitato da un dinosauro, perché il plesiosauro non è un dinosauro, ma è un rettile marino del Mesozoico. Più specificatamente fu scoperto da William Conybeare nel 1824, descritto da lui come una tartaruga nel corpo di un serpente. Fare teorie è comunque meno sterile che mettere un muro davanti a ciò che non si conosce. Detto ciò, voi siete liberi di credere a ciò che preferite. Alcuni biologi che si occupano del caso, alcuni di essi che hanno passato 35 anni della loro vita sulle sponde, credono che ora Nessi sia un caso chiuso. Molti di loro, anche più importanti, devono ancora sbilanciarsi su questo caso. In attesa di ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Spero di vedervi la prossima volta. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace o un commento. Iscrivetevi al canale, perché no. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.